Amici sportivi, buonasera, prima puntata di Domenica Azzurra, benvenuti qui a 8 Channel che scende in campo sul Napoli, lo fa con professionalità, con simpatia, soprattutto coinvolgendo, sperando di farlo, il pubblico a casa. Noi contiamo di divertirci tutta questa stagione insieme al Napoli, ovviamente dipende dal Napoli, ma noi proveremo con una critica costruttiva ad esserci al fianco del Napoli, a commentare insieme a voi, soprattutto quello che direte voi da casa, le vicende degli azzurri. 8 Channel scende in campo sul Napoli, io ne sono molto contento di far parte di questa famiglia, però in questa famiglia ci sarete, come detto, voi protagonisti con i vostri messaggi, le vostre interazioni, poi grandi ospiti, collegamenti, temi, immagini, tante cose in questa Domenica Azzurra che parte questa sera in diretta, anche in streaming su 8channel.tv. Non sono solo, tre amici, il quarto in arrivo, il traffico degli ultimi rientri evidentemente ha fatto brutti scherzi. Saluto subito i nostri ospiti di questa sera. Paolo Specchia, allenatore, grande critico, grande competente, buonasera. Troppo buono, buonasera, buonasera a chi ci ascolta. Saluto l'amico e collega della Gazzetta dello Sport, Gianluca Monti. Ciao Davide, buonasera a tutti, buonasera agli amici anche in studio. E poi saluto uno che si intende di calcio, è un luminare dell'odontoiatria italiana e internazionale, editorialista del Corriere del Mezzogiorno, ma anche grande, fine comunicatore, Franco Di Stasio, buonasera. Grazie Dario per la presentazione, grazie per ospitarmi in questa bellissima TV, grazie. Davvero. Grazie a te per essere qui con noi, aspettiamo Gennaro Iezzo che sta parando o dribblando, visto che lui con i piedi non è male, nel traffico di questi giorni, di questa serata, e tra poco sarà con noi. Tante cose di cui parlare, avremo collegamenti in diretta con due ospiti molto importanti, tanti temi, perché Napoli è primo in classifica insieme ad Atalanta e a Milan, in attesa poi di Juventus e Salernitana, anche se la Juventus, come è noto, non può raggiungere gli azzurri. Vi terremo aggiornati poi alla fine della nostra trasmissione, parte offside sulla post gara della Salernitana. Ve lo ricordo, c'è la Champions alle porte, anche se è slittata di un giorno perché si giocherà mercoledì, e poi domenica prossima Milan-Napoli, che è una super sfida a scudetto, e ne parleremo anche di questo. Subito il nostro primo argomento, la slide, perché il Napoli ha vinto con lo Spezia, ma ha vinto con un po' di sofferenza. Che fatica, anzi Paolo, troppa fatica? Ma no, secondo me no, è una partita difficile, perché quando hai giocato in Champions il mercoledì e hai prodotto quel calcio con grande, grande fatica, ti devi aspettare un rendimento non pari a quella stessa splendida esibizione. Poi c'è l'atteggiamento della squadra avversaria che ti condiziona, e il Liverpool ci ha dato praterie per essere attaccato nel modo migliore, quello che Napoli preferisce. Invece lo Spezia si è sistemato nella prima metà campo, ha fatto una buonissima gara, tutto corto, stretto, ripartiva pochissime volte, però raddoppiava, quindi ci ha inaridito ogni spazio, e quindi era difficile poter fare una stessa partita uguale. Però con sofferenza siamo arrivati a Dama, ma sono contento, l'abbia fatto Raspadori, perché ho sentito molti giudizi negativi. Secondo me Raspadori, pur non avendo brillato... Aspetta, adesso riparliamo, no, di Raspadori, poco ne fa parliamo. Diceva il mio amico Gianluca, ha fatto veramente male, e invece ha fatto male nell'espressione tecnica, ma ha agito bene nelle intenzioni, cioè va anche guardata le intenzioni. Okay. Lui ha prodotto alcune situazioni, non sono verificate, ma molto molto bene. Quindi io ne parliamo tra poco, fatto con lui. Anche perché devo ricordare che 8 Channel è presente sulle nostre pagine social, Facebook, Instagram e Twitter, ma è possibile interagire con noi anche con i messaggi e domande da fare ai nostri ospiti al 342-872-5223 WhatsApp. Intanto ci ha raggiunti, in attesa di Iezzo, via Skype il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. Ciao Ivan, buonasera, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti, vi dico che la Salernitana ha appena segnato. Ah, aggiornamento, guarda, sul pezzo sempre il direttore. Eh beh, ci mancherebbe altro, tutti, Gianluca, ho visto, poi vedo... Specchia non lo conosco, e poi il terzo chi è? Da un giorno. Franco Di Stasio, Franco Di Stasio, editorialista. Ah, ciao, ciao, buonasera a tutti. Eccoci Ivan, grazie per essere con noi, sarai spesso con noi, di questo ne sono felice. Ivan, dicevamo, che fatica, ho troppa fatica. Sarò spesso con voi se ti comporti bene. Certo, infatti io sono un po' in difficoltà, sono un po' sotto esame, mi sento. Caro accademico Zazzaroni, questa è la classifica aggiornata, con la Salernitana per ora in vantaggio della Juventus, noi speriamo che finisca così, evidentemente. Ivan, poi andiamo da Gianluca e da Franco, troppa fatica del Napoli sullo Spezia, oppure no? Fatica normale? Mi è partito l'auricolare. Sì, ho visto, ho sentito un rumore, mi sono preoccupato. Ripeti. Ho detto troppa fatica o una semplice fatica quella del Napoli? Cioè il Napoli ha vinto con lo Spezia faticando più del necessario?
Secondo me sì, però sono partite che abbiamo già visto mille volte, nel senso che la squadra, lo Spezia ha cercato in tutti i modi di chiudere gli spazi, ha giocato praticamente molto bene, ha non giocato, se vogliamo, tentando il contropiede sugli errori del Napoli. Poi queste partite di solito finiscono in un modo, negli ultimi anni sono in un modo, e quest'anno è finito in un altro. E credo che siano segnali importanti, come lo è la doppio giallo, l'espulsione di Leao prima di Milan-Napoli, come lo è il pareggio dell'Atalanta. Non lo so, vanno colti anche segnali positivi, perché c'è qualcosa nell'aria che secondo me profuma di buono. Gianluca, solo un segnale rispetto allo scorso anno del Napoli con lo Spezia, ha perso varie gare in casa e anche vari punti con le piccole, oppure c'è qualcosa che è cambiato? Allora, è un campionato diverso. L'anno scorso il Napoli parte vincendo addirittura le prime 8 partite, però non avevi quelle stesse sensazioni, o almeno io non avevo quelle stesse sensazioni che ci sono quest'anno, in virtù del fatto che probabilmente l'anno scorso il Napoli era sicuramente una buona squadra, ma non so quanto profonda. Quest'anno mi dà la sensazione di essere anche profonda al punto tale da aver due volte stravolto l'11 iniziale con il Lecce e con lo Spezia e aver tirato su comunque 4 punti. Tra l'altro il Lecce resta secondo me una squadra che gioca anche un bel calcio, che sarebbero potuti essere 6, ma ieri Juan Jesus dice questa partita l'anno scorso l'avremmo persa. La sensazione è che sia un Napoli più profondo in un campionato ancora più mediocre e che quindi quel profumo di buono al quale faceva riferimento Ivan potrebbe diventare una fragranza sempre più intensa. Perché poi il Milan ha vinto anche con fatica, l'Inter lo stesso, la Juventus per ora perde, cioè le reduci dalle gare di Champions. Ha lasciato tutti comunque già Franco, un po' è così, di anche il Napoli strada, ha avuto questo tipo di scorie. Io credo che questo sia un campionato imparagonabile, perché è un campionato unico nella storia. Per cui non possiamo dire quello che è successo l'anno scorso, perché quest'anno cambia tutto, cambia la preparazione, cambia il ritmo delle partite, cambia anche la disposizione geografica delle squadre. Oggi abbiamo l'Udinese che ha 13 punti, il Torino che sta, e noi siamo quindi l'unico campionato. Ci sta, campionato. Soffrire e vincere ci sta, questo mi stai dicendo. Ci deve essere per forza, per forza, perché il campionato diciamo più equilibrato, perché ci sono squadre straimpegnate e altre meno. Allora, torniamo un po' sulle prestazioni degli azzurri. La nostra redazione ha così deciso, e vediamo subito, promossi, bocciati e rimandati. Voglio subito polemiche, contestazioni, partiamo dal direttore Ivan Zazzaroni. Promossi Quaraschelia, Juan Jesus, rimandati Raspadori e Mario Rui, Nobele ed Elmas, bocciati. Qualcosa da rivedere, caro Ivan? Volevo intanto aggiungere quello, sempre fra i segnali positivi, il fatto che sia un campionato anomalo. Nei campionati regolari, o se vogliamo condizionati da, sappiamo perfettamente da chi, Napoli non vince da una vita, per cui chissà, magari anche questo è un segnale positivo, dato che siano due campionati diversi, due stagioni, due preparazioni diverse, ma i valori tecnici secondo me sono sempre quelli, cioè c'è una distanza abissale tra le prime 8 e le altre, e le 4 o 5 che possono ambire al primo posto sono sempre quelle fondamentalmente. Bocciati e promossi, io ti dico, sono un raspadoriano della prima ora anche per questioni di regionalità o corregionalità, quindi conosco Giacomo da molto tempo. Ieri avevo detto che avrebbe segnato lui, l'avevo detto in radio, quindi devo dire che sono anche una specie di mago, ma ha giocato una partita al contrario, quindi non ho mai visto giocare così male, francamente, e ho trovato, come tanti hanno trovato naturalmente, lui c'è Specchia, che è un allenatore, questa conservazione, questa tutela di Raspadori da parte di Spalletti incredibile, perché se l'avesse tolto l'avrebbe probabilmente bruciato per almeno un mese e mezzo, e sappiamo che a Napoli le cose come vanno, cioè c'è questo tipo di atteggiamento, ecco qua è arrivato uno scarso, non è Osimhen, invece il ragazzo all'88esimo ha messo dentro il gol. Elmas mi piace quando gioca da esterno sinistro, anche se è un centrocampista, quando va sulla fascia, quando riesce a spaziare, quando riesce a fare il dribbling. Ieri c'è una concentrazione di giocatori dello Spezia, ma anche del Napoli naturalmente, negli ultimi 20-25 metri, e francamente tu hai visto, la Spadori fa la porta, hanno bloccato gli inserimenti di Lorenzo, Elmas faceva fatica a muoversi, Ndombele non me l'ha dispiaciuto inizialmente, Juan Jesus bene, Kvara bene a metà, ha fatto benissimo all'inizio, molto meno bene perché ha tentato
si è un po' insinuito nella seconda parte, mi sembrava sì. Lorenzo. È vero, poi dopo vedremo anche questa slide, jackpot, raspa, luce e ombre, ma andiamo Paolo, rapidissimamente voglio le contestazioni a questa nostra pagella promossi e bocciati e rimandati, c'è qualcosa che non ti quadra? Ma no, io non avrei bocciato nessuno, è troppo presto per bocciare. Però dovendo fare... È una forzatura per me, cioè, io sarei per una... io sono un buonista, anche perché... Quindi, promossi e rimandati? No, promossi e rimandati, okay. Ma bocciati proprio mi sembra categorico, troppo presto. Beh, bocciati per la partita di ieri, non è assoluto. Sicuramente Dombele e Raspadori sono quelli che hanno fatto meno bene di tutti. Dombele e Elmas però abbiamo messo Elmas ha fatto il suo. Elmas è un giocatore di quantità che sa fare tante cose, non eccelle niente, però è un giocatore utile alla squadra, può giocare esterno sinistro nel ruolo che era di Insigne, può giocare centrocampista di sinistra, può giocare addirittura sotto punta, cioè è un giocatore utile che Spalletti stima molto e quindi si fa apprezzare per quello che dà, non è certamente una cima, quindi non lo boccerei anche in questo senso. Il riferimento alla gara di Napoli-Spezia, Franco, sei d'accordo? C'è qualcosa che contesti? No, io la penso come Paolo, da docente dico che tu a inizio corso non puoi bocciare e rimandare qualcuno. Ma sull'esame Spezia, attenzione. Ma sull'esame neanche, perché l'esame io lo guarderei come lavoro di gruppo. Adesso ci sono gli esami di gruppo. È che l'esame di gruppo secondo me è superato. Certamente Elmas, io credo che tranne il portiere abbia fatto tutti i ruoli, perché può fare tutto ed è certamente uno che non raggiunge mai delle vette proprio perché fa tutto. Sul Raspadori io credo che sia un calciatore, io veramente lo adoro come calciatore, è proprio il calciatore che piace a me, un calciatore italiano, cioè uno d'area di rigore, uno rapido nel tiro, uno anche intelligente, per cui a me piace molto. E poi va bene, il resto, i promossi li accetto molto volentieri. Anche più di due evidentemente, Gianluca, sì. Juan Jesus un po' come Østigard, tra i migliori in campo Østigard in Napoli-Lecce, brutta partita, Juan Jesus ieri una partita non proprio brillante del Napoli, vuol dire che la difesa regge anche nelle alternative, non a caso il terzo clean sheet del campionato è arrivato. Il Napoli è profondo perché ha quattro difensori centrali di buon livello, ha fatto vedere di avere anche un buon terzino sinistro alle spalle di Mario Rui che è giustamente rimandato per via di quell'appoggio sbagliato verso Meret. Esatto. Ha profondità anche nei giovani perché finalmente abbiamo visto comunque Zerbin con il Liverpool e Gaetano ieri contro lo Spezia, magari anche entrato un po' emozionato rispetto a quelle che sono le qualità di Gaetano. Mi soffermo su Kvaratskhelia perché fin qui non ha mai finito una partita. Ivan, per te. Perché non si è mai fermato? Ma secondo voi, e ora giro questa domanda ad Ivan, poi torno da te, Kvaratskhelia più o meno sempre 60 minuti, e perché Spalletti quando lo vede un po' stanco preferisce gestirne l'inserimento piano piano, Ivan, nel campionato italiano, quindi evitare che lui si spreca energia, o perché dopo il 60esimo diventa ancora più solista, si intestardisce in questioni tecnico-tattiche, non ancora di esperienza? Quando tu hai 5 cambi a disposizione, quindi puoi cambiare mezza squadra, e hai un calendario di questo tipo, è evidente che devi fare delle sostituzioni, probabilmente tutte e cinque, ormai diciamo quasi tutte e cinque sostituzioni, quindi mezza squadra, per il portiere evidentemente non lo cambi, e dopo un'ora, come tutti sappiamo evidentemente, diciamo che sul piano atletico, sul piano del consumo energetico, il giocatore comincia a perdere qualcosa. Kvara è uno che si dà molto da fare, uno che tenta la giocata sempre un pochino più complicata, azzardata, che è molto importante una squadra come il Napoli perché è l'accensione che serve. Ieri obiettivamente a un certo punto sembrava insistere sulle parti più complicate e lo Spezia aveva trovato le contromisure, quindi è stato naturale cambiarlo, mi ha sorpreso l'ingresso del Gaetano, mi hanno sorpreso tante cose, però è un positivo. Poi prima dicevi bocciati, diciamo insufficienti, che mi sembra il termine migliore, bocciati no. Ti ripeto, Kvara va un pochino gestito e secondo me è un filo inquadrato senza togliergli questa parte di talento che è fondamentale per il Napoli. È vero, intanto sì. Lui è un giocatore che vuole sempre o quasi la palla addosso, per cui effettivamente non è un giocatore che va senza palla, quando gli spazi si allungano paradossalmente, pur essendo un giocatore di gamba, lui magari va più in difficoltà perché è uno che invece la vuole sempre per fare l'uno contro uno. Promuovete Spalletti che lo gestisce in questo modo, intanto si vede già in TV, è arrivato, ce l'ha fatta, Gennaro Iezzo, buonasera. Pensavo dalla Bulgaria, non da Castellammare. No, facevo prima dalla Bulgaria, da Castellammare. Grazie per essere con noi, caro Gennaro.
Gennaro. Allora, andiamo, c'è una domanda da casa, poi tra un po' leggeremo anche diversi messaggi, su quel qui pro quo Meret Mario Rui. La domanda è per mister Specchia, però se Paolo è d'accordo, qui abbiamo un ex portiere fresco, oltre che un allenatore. Che succede lì? Che è successo, Gennaro? Ma penso che l'errore sia di Mario Rui, perché l'appoggio è stato un po' lentino. Sì. Là va a mettere in difficoltà il portiere. Però io posso dire, cioè, certo, è la domanda per te, però lui è stato immobile, lui ha un passo per accelerare, se calcola che la traiettoria deve essere più veloce ad andare incontro, invece è stato un po' sorpreso, è stato fermo, il portiere non può rimanere fermo in quelle condizioni, con un giocatore si intromette, deve avanzare verso la palla, non l'ha fatto però col tempismo giusto. Però quella situazione là, anticipare l'intenzione del mio compagno, andare magari mi prende in controtempo e mi mette la palla in porta. No, ma la palla è partita, cioè corta, Mario Rui l'ha messa corta, e la situazione, l'intuizione, se la palla è giusta perché io rimanga là, ma io devo attaccare la palla, tu mi insegni, voi attaccate la palla, non l'ha fatto, quindi per me è anche in quindi parte più, colpa. Diciamo, responsabilità, tra virgolette, di Meret che di Mario Rui. La te. Direi alla pari. Diciamo, Mario Rui ha calcolato male anche la palla un po' liftata, un po' lenta. No, era un po' altina anche per lui, ha dovuto colpire quasi da sotto e ha smorzato un po' questa la forza. Non gli ha dato forza. Non è rigore comunque, no? No, non è rigore, secondo me non è rigore. Scarpate in faccia o faccia contro la scarpa. Ivan con Edmondo Pinna su quello dello sport, avete letto bene quel momento, non è assolutamente rigore, anche perché rigorini non ne possiamo più, a favore o contro, dico. No, a favore fanno sempre comodo. Il problema di base... Meglio, sai, non sei napoletano, quindi meglio così. Avevo visto a Udine Carso fare questa cosa con Rui Patrizio, analoga, quindi un appoggio lento sul portiere, cioè è un errore che devi condividere, perché il portiere deve avvertire il difensore del fatto che c'è il pericolo dietro, sì. E il difensore, se può evitare l'appoggio lento, forse o è talmente sicuro che deve, oppure la butti fuori e è finito. Ieri, quando abbiamo visto questo tipo di errore, abbiamo detto, se la mette male va a rischiare, e difatti ha rischiato. Sì, e poi alla fine il calcio è così, episodio, l'anno scorso Juan Jesus la mise dentro, no? Contro lo Spezia, questa è andata un po' meglio. Parliamo di Raspadori, perché tra poco ovviamente Ivan ci saluta, ma tornerà con noi qui alla Domenica Azzurra molto spesso. Jackpot, Raspa, luce e ombre, ha vinto ovviamente il jackpot in Napoli con il suo gol. Però luce e ombre, perché secondo voi? Voglio fare un commento rapido con Gennaro e poi vado da Ivan Zazzoroni, poi ovviamente anche altri amici ospiti. Perché non è ancora inserito, perché il ruolo non è quello giusto, perché all'inizio la sua esperienza a Napoli, perché la gara con lo Spezia era complicata? Possono essere tantissime cose, sicuramente un po' di tempo per ambientarsi, per capire un po' anche le qualità dei compagni, ci vuole un pochino. Cioè, anche il discorso del ruolo che fa, perché secondo me lui è bravo avendo una punta vicino. Riesce a essere un po' più libero, quindi il 4-3-3 punta centrale, da come lo faceva Mertens, secondo me ci assomiglia nei movimenti, ma non ha le stesse qualità. Poi il Napoli gioca in modo diverso da quando Mertens giocava attaccante. Ivan, qual è il ruolo di Jack? È una, la chiamano sottopunta oppure un attaccante esterno. Nell'ultima stagione ha giocato con Scamacca di punta centrale e lui partiva da sinistra, ma oppure alle sue spalle. E ieri fondamentalmente non ha quasi mai lavorato il pallone faccia alla porta, era sempre spalla alla porta e comunque chiuso, per una difesa molto chiusa, perché lo Spezia, ragazzi, ha tenuto la linea molto bassa e quindi chiaramente andava in grandissima difficoltà. Lui è bravo anche sul breve, sul corto, sullo scambio. Ieri non è in serata, in giornata, può succedere, perché quando hai un ruolo di fare il vice Osimhen, sei la metà di Osimhen anche tecnicamente, non puoi giocare in contropiede, perché Napoli ieri non poteva giocare in contropiede contro lo Spezia perché non c'erano le condizioni, è andato poi in difficoltà. Poi se lui vede la porta ha un tiro bellissimo, ha gamba fortissima, quindi io credo che sia un giocatore molto molto utile e sono d'accordo con Gianluca, cioè io dico dall'inizio dell'anno che il mercato migliore l'ha fatto il Napoli insieme al Milan, più il Napoli, perché oggi ha una serie di soluzioni, smetto anche il Ciolito e tante altre anche a centrocampo che altri magari non hanno. Io tornerei sul Raspadori, però ti faccio questa domanda flash, Ivan, quindi alle spalle di Osimhen, meglio quest'anno con Raspadori e Simeone o meglio lo scorso anno con Mertens e Petagna? No, Simeone è stato preso per fare l'alternativa a Osimhen, non certamente Raspadori. Raspadori nel 4-3 ci può anche stare, però centrale. Però ti dico, non è quella la partita.
è chiaro che la qualità e il numero di gol che possono portare Raspadori e Simeone, secondo me, è superiore rispetto a quella di Mertens, utilizzato come era lo scorso anno, e Petagna. Quindi per me, a parte l'età, a parte i costi, tutto quello che ti pare, mi sembra un netto miglioramento. Eh sì, allora Franco, sull'aspetto psicologico del calciatore, l'aspetto tecnico-tattico, poi andiamo anche da Paolo, Raspadori avverte per te un po' di pressione, dover dimostrare, quindi di forzare la giocata, ci può perché stare? La piazza di Napoli è complicata e poi lui viene subentrando a degli atleti, a dei calciatori che comunque hanno fatto un po' la storia di questa città. Però io mi chiedo, perché io do un voto positivissimo alla prestazione di Raspadori, perché per giudicare un attaccante... Lo promuovo. Okay, perché un attaccante necessita... Mi hai guardato anche storto quando l'ho rimandato, l'ho visto. Beh, vabbè, l'ho fatto apposta perché non posso rimandarlo. Giusto, vabbè. Perché per giudicare un attaccante bisogna giudicare la squadra. Perché l'attaccante è un finalizzatore. Qual è il ruolo dell'attaccante? Cercare di fare gol, anche se la squadra non gira, come è successo ieri, perché la squadra non ha girato benissimo, però nel momento decisivo Raspadori ha fatto gol. Quindi che voto gli do? Gli do 8, perché mi ha salvato, mi ha dato 3 punti in un momento in cui la squadra, forse i 3 punti... Sbagliato uno, due gol. Sbagliato, okay. Perché ci sta. Non è che se tu hai 3 palle devi fare 3 gol. Paolo. Quante partite ha fatto Raspadori al Napoli? Questa è la prima... Si conosce con i compagni, okay. È stato catapultato in un ruolo che non è proprio il suo. Lui esprime meglio con una prima punta. Bene a farlo giocare, però. Benissimo, perché okay. Simeone non ha la quantità di preparazione che ha avuto Raspadori. Raspadori ha fatto il ritiro con il Sassuolo e poi è venuto a Napoli. Simeone non ha lavorato, quindi il minutaggio di Simeone era molto scarso. Quindi ha fatto partire Raspadori e ha messo Simeone. Spalletti non ha sbagliato nulla. Ora, Raspadori, perché ha fatto così poco bene? Io sono d'accordo di dare 9, anzi dico 8, se no siamo quasi voglio superare Franco, perché catapultarlo là, i suoi movimenti rapidi, perché è un giocatore importante, rapidissimo, furbo, scaltro, ma da prima punta, senza avere, ha già fatto tanto, ha provato tra le linee a mandare gli altri, quelli erano, ditemi che spazio ha avuto Raspadori, come si fa a bocciare un giocatore o a rimandarlo quando gioca la partita più difficile forse che doveva poter giocare, non ha avuto la fortuna di giocare con il Liverpool, ma porco Giuda. Ok, Gianluca. Questo è il senso. Io avevo il collega Fabio Mandavini del Corriere dello Sport, vedevamo la partita insieme, inutile dire, c'era Fabrizio Cappella della Rai, 87-88, cioè, mamma mia, ha fatto proprio male Raspadori, perché tutto vero quello che dici tu, anche l'allenatore Paolo, è vero, l'ha detto anche Spalletti, qualche posizione sulla tre quarti se l'è riuscito a prendere nel secondo tempo, è riuscito a giocare qualche pallone sugli esterni, però lui per esempio primo tempo, ha sbagliato i gesti tecnici, a parte che non sono da lui, che secondo me sono figli dell'aspetto psicologico del quale parlava Dario Confranco, però non si è mai andato anche lui a prendere per esempio una posizione sull'esterno, lasciando entrare dentro magari Kvaratskhelia, lasciando entrare dentro Politano, cioè una punta con le sue caratteristiche. Se fa il 9 deve fare anche il 10, anche l'11, perché il 9 non giustamente fatto, non lo può fare contro lo Spezia. Quello spazio che non c'era ha provato a mandare gli altri perché c'erano dei muri e non è né la forza fisica né la capacità di poter avere spazio per saltare lui. Cosa fondamentale ha fatto gol. E poi ha fatto determinato. Vabbè, c'è divisione su Raspadori. Poi dall'88esimo. Troppo buoni. Sì. Allora, ve lo dice un raspadoriano della prima ora che mandava i messaggi a Mancini quando lui non praticamente giocava a Sassuolo le prime partite, dicendogli che ha dei numeri. Per me ha giocato una pessima partita, però per un attaccante segnare nella pessima partita è un altro segnale importantissimo. Vuol dire che sei un grande attaccante. Molte volte Spalletti nel secondo tempo ha chiesto a Raspadori di spingere in avanti quando lui andava a cercare il pallone molto lontano per allungare la squadra. Quindi ti ripeto, io anch'io la penso come Gianluca, all'88esimo ho detto per me fa bene a tenerlo, ma se non segna sono cavoli amari. Probabilmente in una condizione diversa l'avrebbe sostituito. In quel tipo di partita, con le responsabilità che gli aveva dato, ha fatto un grande lavoro l'allenatore, cioè ha detto ci gioco fino in fondo, non lo devo bruciare, e alla fine ha avuto un grandissimo risultato, ma la partita in sé dobbiamo essere molto sinceri e non pensare troppo al risultato, non era stata una partita positiva. Allora Ivan, ti dobbiamo lasciare tra un minuto, però due domande per te. Innanzitutto 1-1,
Però forse fuori gioco, forse fuori gioco. Fuori gioco, vediamo. Vediamo il VAR che dice. Grazie per questi aggiornamenti. Allora ti chiamiamo anche poi più tardi per darci il risultato finale di Juventus. Fatemi lavorare. Allora, 3-4-2-8-7-2-5-2-2-3, WhatsApp, è arrivata una domanda per te, Ivan, su Mihajlovic. Sì. Come commenti questo esonero? L'hai commentato già, per la verità, per il Corriere, però anche qui da noi. Guarda, come lo commento, non è stato un esonero di natura tecnica, l'ho dimostrato la presa di oggi, perché i ragazzi in sinistra hanno vinto contro la Fiorentina, quindi la squadra che per me è più debole dello scorso anno, perché ha perso Ike, Svanberg e Teate. C'era la volontà da parte di Saputo di cambiarla a febbraio, poi la malattia che è ritornata, non potevano certamente cambiarla allora, e hanno preso questa decisione. Oggi mi sono beccato anche un'ostruzione contro da parte di 4 tifosi, forse erano gli stessi che andavano sotto la finestra dell'ospedale di Sinisa quando lui aveva la leucemia, quindi vedi, la gente, quelli che vogliono fare i più realisti del re. Saputo per me ha sbagliato completamente, era l'ultima stagione di Sinisa, aveva bisogno di allenare perché gli serviva, andava al campo quando uno che si fa il secondo trapianto di midollo sta a letto e raramente può uscire, ti stava dimostrando che ci teneva, quindi io l'ho vissuta così, ma tutte le volte che negli ultimi 3 anni ho toccato Sinisa per cercare di difenderlo, mi sono preso delle offese anche della società, per cui mi sta bene così. Ivan, grazie, buon lavoro. A voi, grazie a tutti. Ci vediamo domenica prossima. L'hanno annullato, no? Ciao Ivan, grazie. Ivan Zazzarone, hanno annullato. Adesso la redazione ci dice. Nel frattempo, i due allenatori, Gennaro Izzo e Paolo Specchi, a giro la domanda delle tante che stanno arrivando, e vi ringrazio. Beh, il Napoli ha vinto con lo Spezia, Guizzo, il liscio di Gaetano, dicevamo, eccetera. Però il problema di giocare, vincere queste gare con le piccole, sta sorgendo di nuovo. Gennaro, come si fa? Come si fa a ovviare per cercare di vincere queste partite con minore sofferenza o, nel caso del Lecce, vincerle proprio? Quando trovi le squadre chiuse, abbiamo sempre detto, il Napoli ha bisogno di spazio perché ha giocatori. Quando non ci sono, come fai? Non ci sono, purtroppo il Napoli ha un problema, se si può chiamare problema. Porta da tanti anni questa filosofia di cercare di giocare sempre a pallone, facendolo in un modo palleggio, e non ha l'altro, anche perché forse mancava anche Osimhen, magari ogni tanto quella palla lunga in aria dove, in modo più sporco il Napoli non ce l'ha, ma l'abbiamo visto, secondo me il Napoli non sa giocare diversamente da come gioca, e parte da Benitez pian pianino con Sarri e con tutti. Intanto ha annullato il gol alla Juventus, quindi Ivan è anche un ottimo settimo uomo dell'assistente arbitrale di Torino. Paolo, io dico e ti chiedo, ma potrebbe il Napoli, pronti via, mettere alle corde l'avversario con pressing assoluto come rimedio a queste situazioni? Per scelta, il Napoli ha bisogno di palleggio e di avere tempo per esercitarlo. Quindi come si fa? Non ha la filosofia di andare a attaccare alto, non so, prendi il Torino di Juric, no? Pronti via, vanno a pigliarselo contro uno, salgono avanti, spingono, schiacciano la squadra. Il Napoli non c'ha la filosofia del gioco, no? Però lasciami dire una cosa, come ha detto ben Juan Jesus, l'anno scorso partite del genere rischiavamo di perdere, tranne quell'appoggio è stato sempre ordinato, non solo, ma questo vuol dire che lavorare 2 anni per il secondo anno con un allenatore che ha corretto i difetti. Ieri il Napoli non ha mai rischiato un buco, una penetrazione senza essere abbastanza stretto, cioè, pur dominando, cercando di venire fuori a trovare questo spiraglio che faccia gol, però senza esporsi, è stato bravissimo a non rischiare. Questo è un gran segnale, per me siamo sulla strada giusta. Non ha perso le distanze, insomma. Ne perdiamo noi il tema Napoli, perché ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Tra un po' parleremo della furia di Spalletti, ma anche di tante altre cose, ovviamente andando a discutere anche delle prossime partite. A tra pochissimo. Eccoci tornati, sempre in diretta, la Domenica Azzurra, prima puntata. Intanto la Salernitana vince sempre a Torino con la Juventus. Volevo esaurire l'argomento gol Raspadori, ricordando che comunque con la rete di Raspadori il Napoli ha messo in porta 10 giocatori, compresa la Champions League, 8 in campionato, una sorta di cooperativa del gol. In Serie A il primato è insieme a quello dell'Inter. E poi, l'ha detto anche Spalletti, Gianluca era presente in conferenza stampa, le reti di Simeone e Raspadori quanto sono importanti in un momento in cui manca Victor Osimhen, e mancherà ancora per un po'. Vediamo questa infografica, perché Osimhen ha dei numeri importanti, 30 gol, 10 assist in 68 presenze, ma soprattutto c'è una percentuale di vittorie molto alta con lui in campo, così come è alto il numero di giornate di assenza, 35 partite saltate
tra infortunio 32 e 3 di squalifica, se non vado errato. Parto da Gennaro Iezzo, Raspadori e Simeone possono ovviare a questa assenza, Osimhen è un'assenza pesante e basta? Penso che sia un'assenza pesante, perché Osimhen, al di là di quello che possono dire tutti quanti, che a livello tecnico è un grandissimo fenomeno, perché magari fa fatica nel ruolo di punta, nel senso in cui la punta centrale deve saper appoggiarsi, deve saper mantenere palla, non ha queste qualità, l'abbiamo sempre visto, è uno che ha bisogno di spazio a campo aperto e ti può far male, però è un giocatore che tiene in apprensione sicuramente chi lo marca, e questo non ha questo peso, sicuramente non lo hanno né Raspadori né nello stesso Simeone. Secondo Franco, me è la stessa cosa anche per te, o sei meno preoccupato dopo le reti di Simeone e Raspadori? No, io credo che nel calcio non valga l'accezione uno vale uno, nel calcio non c'è questa cosa. Se manca Osimhen, che è fortemente caratterizzante la squadra, certamente non è la stessa squadra. Avessimo due Osimhen o tre Osimhen sarebbe diverso. Non vuol dire che siamo meno forti, ma siamo diversi, e quindi magari in qualche partita possiamo trovare anche un beneficio da questo. Stanno a Simeone, che rispetto a Petagna ha delle caratteristiche simili. Sì, l'importante è che noi sosteniamo questi ragazzi. Prima si parlava di Kvara. Secondo me Spalletti sta facendo un lavoro molto forte sulla psicologia. Kvara va fuori dopo 60 minuti, perché nei 60 minuti è devastante, e per la sua autostima, venendo da un campionato diverso e trovandosi in un campionato impegnativo, finché lui è superiore fisicamente si mantiene alta l'autostima. Raspadori l'ha tenuto in campo perché Raspadori non ha bisogno di autostima, ma ha bisogno di fiducia. Gente, ovviamente, ma perché non voleva, non perché fosse vigente, ma perché ha detto, ma perché questo, voleva dare se questo fiducia, mi butta il pallone dentro, siccome il calcio è una scommessa alla fine, il calcio è un gioco, allora io scommetto jackpot, su quello jackpot. Jackpot. Ha vinto il jackpot, Paolo. Hanno criticato Spalletti perché poi ha voluto stravolgere tutto appena sono arrivati Raspadori e Dombele. L'allenatore deve poter coinvolgere tutti, fermo restando che l'obiettivo primario è la vittoria, no? Allora, quando forse ha sottostimato un po' il Lecce, però la volontà dell'allenatore è quella, che poi gioca bene al calcio, ma potevamo vincere anche quella, se Politano fa quella giocata, cioè, possiamo vincere lo stesso, e magari il giudizio cambiava, perché qua diamo sempre giudizi in base al risultato. Allora, non si è vinto con Lecce, è perché non ha fatto giocare l'allenatore, deve per forza coinvolgere. 8 e 9 era Spadoro perché ha segnato, No, ora, è diverso. Ma cerchiamo appunto di tornare sul filo. L'allenatore che compiti ha? Come ha detto giustamente Franco, no? Io sono il gestore di una squadra, di un gruppo forte, mi hanno accontentato di tutto. Lasciare fuori dopo due o tre, dargli un contentino, proporli con la consapevolezza che sono in grado di sostenere questo esame, è un dovere dell'allenatore. Poi si può provare a sbagliare e poi si cambia strada, ma fa parte del compito dell'allenatore insistere. Cambi, ed è verissimo per esempio per un giocatore che avete messo tra i bocciati, che è Ndombele. Ndombele è un giocatore che ha bisogno di giocare, perché per mettersi proprio in condizione ha bisogno. Però sull'esame Napoli-Spezia abbiamo ritenuto però giusto però per me già meglio questo Ndombele per esempio, Ndombele visto con il Lecce. Ndombele non può entrare due minuti come ha fatto con la Lazio, prende un pallone, da un calcione al pallone lo mette a fallo laterale, perché è un giocatore che soltanto per dire ok, sono in campo, mi devo mettere in moto, ci mette 5 minuti. È un po' il tema che ha trattato ieri Luciano Spalletti in conferenza stampa, era presente tra gli altri anche Gianluca Monti, e insomma abbiamo visto uno Spalletti furiosetto, l'ira di Luciano. Vediamo questa slide, eccola qua, bellissima sempre, ringrazio Giuseppe Andrita per queste bellissime slide, perché Spalletti si è arrabbiato. Allora io vado subito dal fine psicologo Franco Di Stasio, anzi no, sai perché non vengo da te Franco? Perché indovina chi ci è venuto a trovare qui alla Domenica Azzurra via Skype? Un fuoriclasse della napoletanità, ma soprattutto un fuoriclasse come scrittore. Lui lo dice di no, ma anche lui è giornalista, come lo sei tu alla fine, perché scrive per i giornali. Ma lui è un maestro. Maurizio De Giovanni, maestro. Buonasera Maurizio. Ciao Dario, un abbraccio speciale a te e a tutti gli amici in studio. Hai visto, no? Ci sono Paolo Specchia, Gianluca Monti, Franco Di Stasio e Gennaro Iezzo. Allora, un fior di partenza, tutti quanti straordinari, competenti. Aia, ci ha tradito il segnale. No? Cioè, ecco Maurizio, abbiamo ritrovato. Allora Maurizio, vado subito. Aspetta, Vince il secondo gol della Salernitana. Ma noi abbiamo dei collegamenti. Sul rigore, alla fine del primo tempo, si è portata sul 2-0 a Torino. Mi sembri molto affranto per questa cosa. Giusto? Della seconda squadra di Torino.
Ecco. No, mi sembri molto affranto per questa notizia, Maurizio, su, dai, non fare così, riprenditi un attimo. No, non posso manco fare questa battuta, perché altrimenti gli amici di Salerno, tu sai, a volte mi è capitato di andare un po' in contrasto con certi cori che sento fare, esatto, una parte da certi stretta, tifosi, stretta, da una esatto. minoranza di tifosi della Salernitana, quindi non posso fare la battuta di essere affranto. Sono proprio contento, punto e basta. Va bene. Allora, invece passiamo dalla felicità di Maurizio e di tutti noi, perché siamo campani e non siamo certamente filo juventini, andiamo a vedere di nuovo la slide, perché Maurizio, vengo da te, poi anche degli amici. E insomma, Spalletti ieri si è arrabbiato sul discorso del turnover, attaccando anche in qualche modo, lanciando una stilettata a De Laurentiis, questo giochino. Sapete cosa facciamo? Ce lo sentiamo questo stralcio di conferenza stampa? Anche un tifoso lo chiede, perché di quest'ira così evidente? Però prima, se la regia è d'accordo, andiamo ad ascoltare questo stralcio di conferenza stampa di Luciano Spalletti. Questo è un giochino dove rimanete intrappolati da soli. Come qui non succede da nessuna parte, perché io ho allenato da tutte le parti, come qui il gioco, presidente compreso, Aurelio De Laurentiis compreso, vi garba fare sta roba del ma perché un gioca lui, ma perché lasci fuori quest'altro, ma perché ha giocato questo, è una roba che non si può sopportare. Oggi Gaetano ci ha dato una mano quando è entrato, perché è entrato bene. Aver dato minutaggio, si deve giocare tutti, si deve giocare tutti, chi va scelto i momenti adatti di quando farli giocare, però devi far ruotare qualcuno, al di là di dare minutaggio, ma devi far rifiatare qualcuno, perché così Dombele secondo me è cresciuto molto dall'altra sera, ha fatto bene, poi è chiaro che io devo tentare di fare qualcosa di più, gliel'ho risparmiati 45 minuti allo Bocca. E mi ha fatto un gioco enorme, perché? Perché nel secondo tempo lo Bocca fresco e nel primo tempo lui non ha fatto mancare il suo apporto e intanto fa qualche conoscenza in più. Ma poi funziona così, nel senso che giocheranno tutti. Tanto dire, ma a destra chi è il titolare, chi è Lozano o Politano? Ma sceglietelo voi chi è il titolare, che me ne frega a me, sceglietelo voi. Ma Dordean gioca tutte e due. Maurizio, ma perché così si è rivolto Spalletti? Non ha ricevuto tutte queste critiche, però era arrabbiato sul discorso del turnover. No, io sono contento che tu mi faccia questa domanda, Dario, sai perché? Perché io non sono un giornalista. Non sono un giornalista, sono un tifoso, appassionato del Napoli, e devo dire che se fossi giornalista invece, se fossi uno dei giornalisti napoletani, dei tanti validissimi giornalisti napoletani che si occupano di sport, io sarei molto arrabbiato, molto arrabbiato. Continuiamo a vedere questa modalità di comunicazione da parte della società, perché ci metto anche il popolino di Giuntoli dell'altro giorno, ci metto dei tifosi, ci frega o non ci frega, di un anno fa, ci metto il volete, non avete mai vinto niente o cose del genere. Cioè c'è un modo di comunicare della società in contrapposizione alla stampa e all'informazione, perché ce l'ho con voi. Cioè, questi parlano con voi, parlano con i giornalisti, in maniera molto arrabbiata. Se non ce l'avesse con i giornalisti, per cui lascio ai giornalisti le difese del caso, e ce l'avesse invece col mondo che segue il Napoli, quindi tutti compresi, tifosi, eccetera, eccetera, la cosa sarebbe molto grave. Perché io ricorderei al signor Spalletti, e in generale al Napoli, ma in generale a tutti quelli che gravitano attorno a questo mondo, che con l'interesse parossistico del mondo del tifo, dei club e di quelli che seguono il Napoli, che questi vivono. Cioè, le gratificazioni di ordine economico, di ordine sociale e di tutti i tipi di gratificazione che vogliamo immaginare che arrivano a questi signori, calciatori, allenatori, derivano proprio dall'interesse estremo che c'è. Quindi io sarei ben lieto di questo interesse, sarei ben lieto delle critiche, sarei ben lieto di quello che della dialettica che viene in essere col Napoli e attorno al Napoli, perché se non ci fosse questa dialettica significherebbe che non c'è interesse, se non ci fosse interesse non ci sarebbero nemmeno i soldi e tutte le gratificazioni che questi signori hanno. Per cui un po' di attenzione, per favore, un po' esagerato per Maurizio.
Maurizio, sì, no, un po' esagerato Spalletti per te. Volevo chiedere agli amici in studio se sono d'accordo. Franco, un po' esagerato? Allora, Spalletti nel merito ha ragione, perché si gioca ogni tre giorni e il turnover è obbligatorio. Non abbiamo il tempo di impostare nulla, perché si gioca la partita, c'è il giorno di riposo, c'è lo scarico, poi c'è un'altra partita, quindi il turnover è obbligatorio. È insopportabile invece il fatto che lui dica quello che succede qui non succede a nessun'altra parte. Questo io da napoletano, giornalista dilettante, professionista del mondo della medicina ma anche dello sport, questo per me è insopportabile. Insopportabile perché noi napoletani, forse è vero che siamo unici, ma nella positività. Invece sempre questo fatto di lamentarsi, io vorrei ricordare sempre al signor Spalletti, che per me rimane il miglior tecnico d'Italia e l'ho scritto sul Corriere del Mezzogiorno, quindi non sono attaccabili da questo punto di vista, che io condivido quello che dice Maurizio, perché noi napoletani siamo un poco stufi di sentire sempre di essere qualcosa di particolare anche nell'ambito dello sport. Certamente siamo unici, ma in positivo. Gianluca era presente, quindi anche la comunicazione non verbale ancora più l'hai colta. Era davvero così arrabbiato? Perché? No, io credo che lui venga in conferenza. A parte tendo a giustificare, vedi, in questo sono buonista io, tendo a giustificare gli allenatori nel post partita, perché sono stanchi, stressati, psicologicamente provati, e già quando arrivano in sala stampa... Come Ilso dice delle cose nel post partita, vabbè. credo che ne abbia ben d'onde certe volte, ripeto, ma fa parte del ruolo, perché arrivano da noi, credo siamo il settimo step che loro hanno come... La no, giostra, assolutamente. Sta fa parte di quello che diceva Maurizio, fa parte di quello che diceva Franco. Compenso anche perché tutto questo, sì, però comunque poi sono esseri umani che vivono grandi pressioni, e tutto sommato secondo me Spalletti arriva in conferenza con l'idea che lui vuole dire quelle cose, perché la domanda non era neanche così pretestuosa, e io credo che lui volesse in questo caso riferirsi soprattutto Napoli-Lecce? No, volesse riferirsi soprattutto al presidente del Napoli. Ah, Gennaro è così, De Laurentiis tu l'hai conosciuto, è uno che... Va, perché no, non gioca quello, so, con noi l'altro. No, cioè, senza quando giocavamo noi con i calciatori, no, forse magari con gli allenatori, ma io penso che un presidente che mette i soldi vuole. Domanda, ma può fare giustamente difendere con queste parti della Renzi, tutti i vostri, non ci sono anche presidenti peggiori che appunto su altre cose magari infatti difficilmente entra in queste vicende, però poi quando ci entra immaginerete che voglio dire non lo fa esattamente chiedendo. Io penso che lui si sia legato al dito il discorso della partita del contro il Lecce. Questo penso che non ce l'ha neanche con la si parla del, secondo me, di un discorso giornalistico, non ce l'ha con la piazza, perché lui è stato a Roma. Che no. È Roma è uguale a Napoli, da questo punto di vista. Milano e Roma non fanno commenti sul turnover? Commenta la piazza, tutti hanno detto che i tifosi del Napoli sono quelli che tutti vengono a portare a casa la generosità, la gioia, appunto, la loro gratitudine, quindi non può avercela. È stato bravo, ma è sincero, guarda, Luciano è una persona schietta. Può essere, come ha detto Gianluca, magari la pressione, quello che ha detto anche Iezzo, Gennaro, cioè che non gli sono piaciute le critiche della Fiorentina. Ma un po' in difficoltà sotto pressione. E allora, guardate, Paolo, va un po' in difficoltà sotto pressione sono Spalletti. Sicuro che lui, a discapito a volte, della sua esperienza. Ma l'esperienza non basta. A volte quando uno è sanguigno e passionale, certo. Si lascia pigliare dal momento. Chiaro. Diciamo qualcosa che non, magari pensandoci un attimo più attentamente non avrebbe detto. Però va giustificato. Non in quel modo. Quello che ha detto Franco e Maurizio è vero. Lui parte male quando dice quello che succede solo qui. No, però io ammetto che a Napoli c'è una pressione mediatica che paradossalmente è superiore a Milano e a Roma. Perché l'unica squadra? Sì, ma l'errore è comunicativo, perché se noi siamo qui nell'aggressività mediatica. No, ma noi siamo a interpretare con chi ce l'avesse. Siccome parliamo di materia semplice alla quindi fine. Quindi con l'ambiente, con i giornalisti, con De Laurentiis. Certo, allora lui dice: guardate che i giornalisti voi siete così, oppure esagerate. Il è così o l'allenatore è così. Se noi siamo qui ancora a interpretare questa cosa, significa che lui, il messaggio è stato criptico. Questo, sì, ma lui in questo devo dire non ha una comunicazione, questo è proprio il suo limite, non ha una comunicazione sciolta, cioè Spalletti fa un passo avanti quando parla, poi fa due indietro, poi va a sinistra. Invece, caro Maurizio, perché vorrei trattenerti fino alla fine, ma insomma ancora qualche minuto con te, con Maurizio De Giovanni, ma è mai successo nella tua carriera di tifoso a questo punto una metamorfosi del genere per un calciatore? Perché lanciamo questa slide, l'insostituibile, chi è? Vediamo. È Lobot, che è già capito, eccolo qua, è una grafica sempre molto bella.
incredibile ma vero, due anni fa pensavamo fosse l'ultimo dei centrocampisti al mondo, o almeno del calcio italiano, ora è insostituibile, a maggior ragione perché non c'è Demme, che comunque non è e non vale come Lobotka. Maurizio, neanche Kafka poteva immaginare una metamorfosi del genere. Diciamo del genere. Sì, nel caso di Kafka la metamorfosi fu al contrario, e fu preoccupante, insomma, diciamo. In questo caso qui, penso che Franco potrebbe parlarne molto meglio di me, io credo che si faccia riferimento soprattutto alla condizione fisica. Lobotka, che è stato impresentabile per tutta una stagione, in effetti. Aveva un problema, credo, relativo alle tonsille, se non sbaglio, una cosa seria, abbastanza lunga e faticosa, che gli comportava un evidente e clamoroso sovrappeso. Sono atleti, ricordiamoci sempre, qui sono calciatori, ed è il motivo per cui, per esempio, io credo che Ndombele vada innanzitutto messo a posto prima di doverlo vedere in campo. Il problema è che dover dare respiro a Lobotka, non avendo il giocatore... Maurizio, dopo Lobotka nessuno più di noi si espone su giudizi definitivi sui calciatori. No, no, può darsi, no, certo, che ma Ndombele è in evidente ritardo, così, da questo punto di vista. Così. Quindi, secondo me, il problema di Ndombele in questo momento è Demme. Cioè, mancando Demme per l'infortunio, Demme del sostituto naturale, è quello che forse più si avvicinano, anche se con caratteristiche clamorosamente diverse, ma quello che più si avvicina a Lobotka, che in quel ruolo costringe, per dare respiro a Lobotka, a utilizzare Ndombele, e Ndombele è in evidente situazione di ritardo. Ndombele però sta meglio di Demme, avendo Demme il problema che ha. Quello che io non capisco è perché non si tenti con Gaetano, invece. Spalletti ha detto con chiarezza che Gaetano è un giocatore che entra bene, non l'ha voluto tenere, non ha voluto darlo in prestito, perché io penso che Gaetano, molto più di Ndombele, sarebbe adatto a dare respiro a Lobotka. Non capisco perché non lo si faccia. Gaetano può andare bene, Paolo? Maurizio, perché evidentemente non è pronto. Cioè, Gaetano ha fatto una Serie B a Cremona, ma non è la Serie A. Cioè, il ragazzo è bravo, interessante, ma non ha qualità, per esempio, sul piano difensivo, nelle transizioni. È ancora pigro, un po' lento. C'è un giocatore che ha talento, però può essere solo utilizzato per poter qualche volta dare respiro, non so, a una sottopunta, a un giocatore offensivo come Zielinski, ma non può fare né il ruolo di Demme, né il ruolo di Lobotka, né tanto più quello di Ndombele. È un giocatore con altre qualità. Gennaro non è un regista, Gaetano. L'hai visto? La penso come Paolo, completamente come Paolo. Poi anche il fatto di buttarlo oggi e dargli la responsabilità, ragazzi, rischi di bruciare il ragazzo, e poi non penso che possa dare, dal punto di vista proprio di quello che oggi è Gaetano. È un giocatore, secondo me, può fare un percorso importantissimo, però bisogna farlo. Oggi cos'è? Inserirlo. Pian pianino. Oggi è mezzala? Io penso che lui, sì, mezzala, sottopunta... Alla Elmas, insomma, più o meno, questo è il concetto, sì, come caratteristica. Più o meno, alla Zielinski. Anche perché Elmas è difficile capire... Infatti, perciò chiedevo a voi. Se c'è Demme, gioca Demme, e che Ndombele è l'unico che può fare anche il play davanti alla difesa. Ieri il Napoli ha provato a giocare a tre, e quindi appunto non lo può fare Gaetano, non lo può fare Elmas. Anghissa, certamente forse non lo può fare Anghissa, no. No, neanche Anghissa. Secondo me, in questo momento, Anghissa che riesce a sentire più da accompagnare l'azione, il campo, sì, in orizzontale. Lui gioca mezzala destra, fa gol da mezzala sinistra contro il Liverpool. Ma va a raddoppiare in una zona di Mario Rui. Cioè, lui ha una vitalità tale che noi non abbiamo sofferto contro Lazzari, anche a Roma, no? Ma perché, o con Salah, perché Anghissa, al di là, stava anche a sinistra, si serviva. In questo momento, un giocatore pazzesco. La sua energia lo portava anche ad andare dall'altro lato. In forma strepitosa. Allora, prima di salutare Maurizio De Giovanni, facciamo così un salto leggermente più avanti, anche di mercoledì. C'è Milan-Napoli domenica prossima, che ci riporta sfide degli anni 80-90, oddio, anche l'anno scorso e qualche anno fa ci sono state. Qualcuno, tanti amici ci mandano tanti messaggi, tra l'altro ringrazio Angelo Giuliani per il crawl e l'aggiornamento dello stesso. Senza Leao da una parte, senza Osimhen dall'altra, Pioli ieri diceva più pesante la nostra assenza, anche perché ci mancherà anche Rebic e forse Origi. Per te è più pesante che manchi Osimhen al Napoli, o più grave, o Osimhen o Leao al Milan, Maurizio? No, io credo che abbia ragione Pioli. Penso che il Milan affondi tutta la propria forza su tre giocatori, su Maignan,
su Theo Hernandez e su Leao. Theo Hernandez e Leao tanto più perché si moltiplicano su quella fascia, tanto è vero che a destra il Milan raramente attacca e si mantiene sempre basso e sostanzialmente difensivo per poi scalare. Quindi la problematica della mancanza di Leao, soprattutto unita alla mancanza di Rebic, che è il sostituto naturale di Leao, credo che sia più grave, anche perché il Milan in casa deve fare la partita. Quindi giocando a Napoli forse sarebbe stato uguale o più grave anche l'assenza di Osimhen. Dovendo giocare a Milano, quindi giocando sostanzialmente a Napoli per due risultati, non per uno solo, io credo che la mancanza di Leao sia una bellissima notizia per noi altri. Verissimo, e ti saluto con questo messaggio facile facile, domanda di Chiara. Secondo i vostri ospiti, a che posto in classifica troveremo il Napoli a fine campionato? Tu che non sei neanche scaramantico, peraltro, Maurizio, puoi rispondere senza problemi. Guarda, io credo che il Napoli lotta per non retrocedere, quindi non vedo l'ora che si arrivi ai 40 punti necessari per garantirci la sopravvivenza in Serie A l'anno prossimo. Maurizio, grazie di cuore per il tuo intervento, a presto, ti aspettiamo anche in studio quando sarà possibile. Un abbraccio a tutti, ciao ragazzi. Grazie a Maurizio De Giovanni, fuori classe assoluto, scrittore importantissimo. Allora, altra domanda, Raspadori potrebbe essere per il Napoli quello che è stato Simone per il Milan. Chi si offre? Forte Marco Simone, con tutto il rispetto di Raspadori. No, Gianluca, no, troppo forte Simone? Non può essere. Paolo? No, Simone innanzitutto aveva un pochino più di fisicità, non nel senso era rave, però reggeva più l'urto, ma poi a lui piace venire basso, cioè, e non è una prima punta. Per esempio, chi gioca a Milano? Ecco, chi gioca a Milano? Ragazzi, stai bruciando gli argomenti, ma non fa niente, andiamo, perché l'attualità poi cambiamo le scalette per la gioia del nostro Spadori, secondo me, senza dubbio. Assolutamente. Simeone in Scozia e Spadori col Milan, chissà, senza vediamo. Lo Spadori a Milano, che poi può essere surrogato da Simone, Simeone quando appunto non ne ha più, ma credo che parte con lo Spadori. Ma siete più arrabbiati o più preoccupati? Franco, tu che sei anche un medico dello sport, in sostanza, nel senso hai collaborato e collabori con importanti società. Per l'ennesimo infortunio di Osimhen, più arrabbiato o preoccupato? Perché questo, insomma, sono dispiaciuto da tifoso e sono un po' preoccupato come perché medico. Perché pure il problema, vedi, del centravanti anche col Milan, con certo, ma noi ci troviamo di fronte a uno che ha una forza e un'incoscienza naturale che lo porta allo scontro fisico. Secondo me dobbiamo rassegnarci, perché lui non è un raziocinante, lui è un istintivo. È un istintivo con degli avversari di 1,90 m. Ma è come dire, un effetto collaterale del suo essere. Ma io credo proprio di sì. Non credo che sia sfiga. È proprio un effetto collaterale del suo carattere, ma anche della sua forza, perché Osimhen è quello. Se ne vogliamo un Osimhen razionale, non sarebbe Osimhen. Beh, assolutamente sì. Sullo bot, Gianluca, non ti sei quasi espresso, facciamo questo ping pong tra argomenti. No, quando prima Gennaro e Paolo parlavano un po' del fatto che a Napoli piace palleggiare, quindi Napoli non ha magari la caratteristica per venirti addosso. No, è insostituibile in questo momento. In questo momento è insostituibile proprio perché Napoli non ha un'alternativa di gioco, cioè Napoli non gioca in maniera diversa. Quindi se non deve giocare sempre o fa bene Spalletti a farlo giocare, a farlo rifiatare ogni tanto. Ricordiamo l'anno scorso, giusto per dovere di cronaca, ha avuto 3 recidive muscolari e lo botte. Il momento è tale che non lo puoi rischiare perché appunto non c'è neanche Demme che è il sostituto naturale, poi ripeto, per me devi dare anche minuti a Ndombele. Il problema sarebbe cercare e trovare, questo lo possono dire molto di più Paolo e Gennaro, un'alternativa di gioco quando non c'è Lobotka, perché non avendo il clone di Lobotka probabilmente devi provare a fare qualcosa di diverso. E l'alternativa a Gennaro può essere 4-2-3-1 con due mediani? Ma penso che poi lo devi sei costretto secondo me a farlo, perché non c'è un altro che abbia lo stesso, cioè le stesse caratteristiche Lobotka. Ragazzi, Lobotka l'anno scorso Fabian con altre caratteristiche, però se la prendeva sulle spalle la squadra nella regia, nel farla girare a due l'anno scorso, se si abbassava lui si alzava l'altro, cioè il discorso è che oggi noi abbiamo solo Lobotka che da centrocampista centrale, ragazzi, è di altissimo livello. È di altissimo, cioè io ho paura che l'anno prossimo questo lascerà, che si avvicinerà secondo me qualche club perché è schermato, no? Riesce a mettersi in condizione, no, ma c'è quel movimento da finta se n'è dall'altro là, ma c'è una personalità, si ragazzi. Prende sterza c'è una personalità che può per giocare in top club, è l'unico insostituibile del Napoli in questo momento. Sì, perché non ce l'hai uguale di caratteristiche, capito? Tanto 2-1 accorciato a distanza la Juventus, va bene, partita ancora in corso, ne parleremo i nostri amici dopo in offside speciale post gara. Noi ci fermiamo ancora pochi istanti di pubblicità, torniamo, tante cose ancora di cui parlare, Rangers Napoli, Milan Napoli e tanto altro tra poco.
Eccoci, eccoci tornati, leggevo i tanti WhatsApp che stanno arrivando e vi ringrazio, continuate a scriverci perché proveremo a dare risposte ai vostri interrogativi, ai nostri amici ospiti, anche perché dobbiamo proiettarci al futuro, una settimana bella piena, ormai noto ma lo ribadiamo, Rangers-Napoli si giocherà mercoledì 14 settembre ore 21, non più martedì, per commemorare la regina Elisabetta, celebrazioni che portano a un'altra notte di Champions, questa bellissima slide a giocare questa partita mercoledì, tra l'altro con divieto di trasferte per i tifosi del Napoli. Molti hanno protestato, ci sarà ovviamente il rimborso dei biglietti dallo stadio, ma chi ha prenotato aerei, alberghi, chiedo scusa, mi rendo conto che si troverà in una situazione un po' particolare, però questo è per par condicio, anche a Napoli sarà vietato la trasferta ai tifosi scozzesi. E allora, un'altra notte da Champions, prima di Milan-Napoli, settimana particolare. Gennaro, che facciamo qua? Facciamo al contrario? Turnover con Rangers e titolare col Milan? La priorità qual è adesso? Posso aspettare di tutto, penso. No, perché... Anche perché sono due partite importantissime, ragazzi. Sì. Ricordiamo che il Napoli giocherà con Rangers e poi con l'Ajax, entrambe in trasferta. Quindi questa partenza ottima in Champions League deve essere confermata in due trasferte mica facili. Sì, penso che sicuramente il turnover si farà. Adesso bisogna capire anche per il discorso andare del Napoli anche fino a ottobre. Discorso delle assenze, come potrà sopperire adesso alle assenze, sperando che Lobotka riesca a star bene. Il discorso, sappiamo che Osimhen oramai ci vuole quello che ci vuole. Forse bisogna capire chi giocherà, allora, se giocherà Raspadori domenica e poi magari in Champions gli toccherà a Simeone. Cioè, secondo me è solo lì il rebus. Come deve ragionare Paolo Specchia, Luciano Spalletti? Al meglio, cioè deve poter far coniugare la necessità di fare questo ricambio, considerando questi partiti eliminati, col profitto che deve tirar fuori. Cioè, non sarà facile, però credo che la rosa del Napoli è talmente forte e ben assortita, anche se abbiamo perso in me, che comunque è una gravissima perdita, io credo che saremo capaci di ovviare, cioè faremo bene sia a trasferta in Scozia che poi a Milano. Però è chiaro, l'allenatore deve essere bravo, ma credo che lo sia, l'ha dimostrato. Scusate, volevo solo dire, ma sì. Mario Rui di Spalletti, ve lo ricordate prima com'era? Il Mario Rui Spalletti ora è un giocatore che è importante. Quanti allenatori ha avuto Mario Rui prima di Spalletti? Quanti errori faceva facendo fregare alle spalle, sempre non guardando mai, guardava la palla, ma oggi è migliorato. È migliorato Spalletti, anche rispetto a Mario Rui. Abbiamo parlato di Lobotka, ma benissimo, ma Mario Rui, ma a me sembra un altro giocatore, forse la gente non se ne è accorta. Quanti detrattori aveva Mario Rui che dicevano questo non può giocare mai in Serie B, che abbiamo cercato il terzino sinistro, oggi abbiamo preso il terzino sinistro, Olivera gioca Mario Rui e giocherà Mario Rui perché Olivera è l'alternativa, ma quando Mario Rui proprio sarà male, altrimenti gioca Mario Rui perché è un giocatore importante, grazie a Spalletti. Sì, i meriti di Spalletti ci sono in questo senso. Gianluca, la priorità qual è in questo momento? Rangers-Napoli o Milan-Napoli? No, sono convinto, ma è anche abbastanza banale, la priorità è Rangers-Napoli, perché è quella che non puoi sbagliare, nel senso che tutto sommato, corna facendo, perdi a Milano, c'è una vita davanti. La partita con i Rangers è la classica partita, calendario del girone A, che soprattutto dopo come si è messa Ajax Rangers con la vittoria 4-0 dei Lancieri, devi andare lì e devi vincere. E te la giochi con Lancieri, a meno che i Reds non, esattamente, non capitolano. E non è facile, perché comunque l'ambiente che trovi a Glasgow non è un ambiente facile. I Rangers in casa sono una squadra diversa da quella che appunto ha perso male ad Amsterdam. Lo so che per il tifoso Milan-Napoli presenta qualcosa di diverso, no? ti brucia sotto pelle, voglio dire, c'è Gennaro Iezzo che un Milan-Napoli molto bello lo ha anche giocato e poi maledettamente lo ha anche perso, ma oggi è più importante Rangers-Napoli. Parò un rigore, mi suggeriscono, è vero, sì, parò un rigore, parasti un rigore a Milano. Sì, 88esimo, poi perdemmo lo stesso. E poi Cacà segnò dopo. No, su Autorete. Ah, Autorete, sì, è vero. Franco stava riflettendo, io ti vedevo che riflettevi. Chissà, Rangers, Milan, non lo so. Mi dico che si interessa dello sport in generale. Con questo ritmo, con questo calendario, l'allenatore non ha
libertà su tutte le scelte, ma viene supportato dallo staff tecnico. Ah, certo. Perché i calciatori vengono sottoposti a analisi continue, a misurazione dei valori, per cui molte volte tu hai una squadra che ti viene dettata proprio dallo stato di forma del momento. A questo si aggiunge l'avversario, si aggiunge la fase psicologica e si aggiunge la tattica. Quindi è molto complesso. Oggi il lavoro dell'allenatore, giocando ogni tre giorni, è veramente complicatissimo e una grande parte ce l'ha lo staff tecnico. E devo dire che Spalletti, da questo punto di vista, è molto ben supportato. Però tu che sei, vi consiglio, cari amici, leggere i suoi articoli su Corriere del Mezzogiorno, i suoi commenti, sei molto fine in quello che... Da tifoso giornalista, la priorità qual è? Giustamente tu dici... Rangers Napoli, la lettera anche lo staff medico, le condizioni tecniche della squadra. Io praticamente sto diventando bipolare, facendo il giornalista, facendo il medico, anzi tripolare, perché poi alla fine sono un tifoso. E come tifoso io non voglio perdere... Cosa ti stuzzica di più? La musichetta in questo stadio bellissimo, peraltro, di Glasgow o Milano? Chiedere a un tifoso di essere razionale è impossibile. Per cui io voglio vincere pure scapoli ammogliati. Per me dobbiamo battere gli scozzesi e poi dobbiamo andare a Milano e fare grande figura, però mi rendo conto che da medico magari bisogna stare molto attenti, ma per me prevale sempre l'irrazionalità del tifoso. Ovviamente il Champions ci gioca. Guardiamo questa squadra, scusami Gianluca, perché questa è una bellissima slide ancora. Vabbè, insomma, 55 titoli di Scozia sono scontati per Rangers, ma io ho paura di questo stadio, di 50.000, l'Ibrox Stadium, insomma, no? Posso dire una cosa su questo? Tra l'altro senza tifosi del Napoli. Ecco, io questa cosa la capisco perché c'è un problema di ordine pubblico, certo. Perché hanno una situazione particolare di rispetto. Quello che non capisco è perché vietare i tifosi del Rangers poi a Napoli. Perché il tifoso scozzese a Napoli, capisco tutte le criticità, ma a me piace molto lo stadio. Anche se non vado errato, i tifosi del Napoli sono in una sorta di gemellaggio con quelli del Celtic. Quindi anche lì, chissà. Però sì, sono d'accordo con te. Sì, dal punto di vista coreografico, io vorrei di emozioni, in piedi anche con gli avversari. È vero. Gianluca, stavi dicendo sulla sfida in Scozia, quanti ne cambia Spalletti per te rispetto a ieri? Allora, Meret, Di Lorenzo, Kim, secondo me gioca Ostigard. Gioca Mario Rui, ma secondo me Mario Rui le gioca quasi tutte. Ostigard è proprio da calcio scozzese, sì, calcio britannico. Esattamente, ma l'ha fatto anche discretamente il calcio intero di Albione. Anguissa oggi fa molta fatica a toglierlo. Zielinski fa molta fatica. Non credo che ci sarà tantissimo turnover né con i Glasgow né con il Milan, sinceramente. Però questa è la nostra. La scelta che... Vediamo, Meret, Di Lorenzo. C'è Rahmani, per esempio. Rahmani, Kim, Oliveira, più muscolare con la Scozia. Ovviamente ne ha un po' il buio perché non ha provato ancora nulla. Spalletti, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano. È vero anche che se Oliveira oggi... ha fatto bene in Champions contro il Liverpool. E parlando con Spalletti, per esempio, a Castel di Sangro, faceva capire che pur essendo anche lui un grande estimatore di Mario Rui, Oliveira ha caratteristiche difensive che ben si sposano col fatto che Kvaratskhelia non ama tantissimo correre all'indietro, quindi ci può stare anche la scelta Oliveira in una partita, quella di Ibrox, che sarà molto box to box, perché gli inglesi ti vengono, gli scozzesi nel caso di specie, ti vengono a prendere, proveranno soprattutto in casa a non farti respirare. Cioè, io credo che giochi Elmas. Ah, bello, scusami, perché c'è una fisicità importante. Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. Lozano oggi non si è allenato per una leggera influenza, vedremo come starà. Elmas dove? Sì, dappertutto tranne a porta. Beh, quindi, perché lui può giocare dappertutto. Quindi Meret gioca. Meret gioca, però Elmas lo metterei dappertutto, perché uno che col calcio, io sono un appassionato di calcio, non sono come questi tre che sono veramente tre maestri per me, ma comunque seguo il calcio internazionale. Il calcio scozzese è divertentissimo perché veramente si danno corse. Possiamo dire peccato che non c'è Osimhen? Eh sì, decisamente. Perché decisamente. Si spingono in avanti, no, Osimhen avrebbe, la partita perfetta per lui. Cavallo pazzo avrebbe potuto fare ma visto qualsiasi cosa. Che per questo dico detto, sì? Ma Meret come sta? Perché è stato proprio bravo, cioè, non è facile. Mi è bruciata la domanda da buon difensore. Lo sapevo. Non è stata un'estate facile. Penso che questo fa capire che al di là di quello che dicono, che il ragazzo non ha carattere, solo perché magari non parla tanto, ma neanche Zoff parlava, ragazzi, tantissimo, però è stato uno dei più forti della storia del calcio. Cioè, perché pensare che questo ragazzo non abbia carattere? L'ha dimostrato adesso, massacrato, martellato fino all'ultimo giorno di mercato.
Lui è entrato in campo con grande serenità. Sfiduciato la Spalletti. In qualche sì, modo. No, perché prima perché Sky a giugno e poi anche Stiro. No, perché non hanno nessuno di tutti di quello che è il discorso dirigenziale ha speso in questo periodo sì. Parole di elogio a questo ragazzo che veramente è stato fortissimo sì. A livello psicologico. C'è anche, guarda, la domanda in questo senso, un giudizio sul mancato acquisto di un portiere in sostituzione di Ospina e se questo inciderà sul posizionamento finale del Napoli. Abbiamo preso Sirigu. Abbiamo un signor portiere in porta, un ragazzo che ha bisogno di giocare, ha bisogno di star sereno, tranquillo e pian pianino dimostrare il suo valore. Ma lo sta dimostrando già adesso, anche perché contro il Liverpool ha fatto una gran partita, anche nella gestione della costruzione dal basso con i piedi sta facendo bene. Cioè un ragazzo non è neanche i piedi, non è che ha i piedi che non sa beh, fare le cose. Si può migliorare, tu sei forte. Le sta facendo bene, lo so. Ma lo sta, ma anche lui c'ha, cioè io ho visto mettere dei cambi di gioco, mettere la attaccante, poi ci ha sempre dato fastidio quei giornalisti. Appunto, vabbè, non è che ci volesse molto, diciamo. Però Iezzo è bravo. Però lo vedi che comunque ha padronanza, non è il portiere che magari dalla palla ti può sbagliare. Tutti sbagliano, ragazzi. Io ho visto nell'ultimo periodo anche il campionato inglese, il portiere del Chelsea, fare di quelle cose, ragazzi, perdere palla proprio dai piedi. Per esempio, parlando con un caro amico che aveva dei portieri, con Franco Cotugno, discutevamo addirittura di Alisson sul gol di Anguissa, perché per esempio Alisson non l'attacca forte quella palla che si fa passare poi in qualche modo sotto la schiena, per carità non era una palla facile da attaccare, ma questo per dire che effettivamente... Cioè anche quelli che sono fenomeni magari commettono qualche errore tecnico, ci sono le bolive, però in quest'anno in Italia alcuni portieri con i piedi, perché poi il ruolo sta cambiando, che fanno robe di altissimo livello. Uno è Provedel con la Lazio, che la mette avanti. Provedel ha avuto la Juve Stabia, la mette dove vuole, fa il portiere, faceva la punta, è e un giocatore veneto, ha 80 metri di calcio e Milinkovic Savic del Torino. Sì, un bel piede, calcio anche le punizioni per diletto, però appunto 7 gare bastano, Paolo Specchia, per dire che Napoli può stare sereno, perché Alex Meret è il portiere giusto per gli obiettivi di questa squadra? Io credo che Meret paghi soprattutto un difetto, quello che si è sempre fatto male e gli infortuni ripetuti e abbastanza frequenti hanno fatto sì che si pensasse che va anche incontro agli infortuni, un portiere che qualche volta non è stato molto sicuro e con i piedi in qualche uscita. Il giocatore è molto asciutto, non ha massa corporea addosso, quindi magari un colpo, una gomitata, l'accusa più di qualche altro. L'anno scorso titolare con Spalletti, essere... poi si fa male col Genoa. Quindi io credo che se avrà la fortuna, speriamo che non abbia nessun infortunio, e va avanti così come ha dimostrato di poter fare, abbiamo un portiere di assoluta affidabilità, quindi non c'è bisogno di nessuno e non rimpiangeremo Spina. Però credimi, quando abbiamo perso Spina, io ho pensato, sono quelli che ha pensato come tanti i tifosi e il sostegno del Napoli, che avremmo perso qualcosa. Alla luce dei fatti di oggi, fino ad oggi, devo dire che non è accaduto, spero che non accada. Franco, è così, Napoli ha cercato Navas, anche questo potrebbe o avrebbe potuto incidere, come diceva Gennaro, sulla preparazione mentale di Meret, certo, perché fino all'ultimo secondo del mercato, ma il Napoli come l'ha messa a Meret? L'ha detta, abbiamo questa grande occasione, noi abbiamo fiducia in te, però poi c'è anche Sirigu, però prendiamo Navas, cioè come si fa? Il portiere è un altro ruolo, cioè nell'ambito di una squadra fa una preparazione diversa, c'ha dei ritmi diversi, per cui il portiere è un'altra cosa. Io con Franco Cotugno ho fatto la preparazione dei portieri in Cina con Fabio Cannavaro, Gennaro e il mio amico mi raccontano delle cose come con Pino Taglialatella, i portieri sono un'altra cosa. Un'altra cosa. Allora il portiere, il miglior giudice di un portiere è il portiere. E quando tutti mi dicono che Meret tecnicamente non ha niente da invidiare a nessuno, io li credo. Gennaro l'ha detto dal primo minuto, sì, devo dirlo, anche in radio, altre parti. L'epoca non sospetta. Quindi una piccola vittoria di Gennaro questa qua. Ma questa è una grande vittoria di Gennaro, perché Gennaro me lo disse subito, dice guarda questo tecnicamente, adesso psicologicamente... A vederlo è un portiere di grande pulizia. Ah, è bellissimo, cioè, quelli che stilisticamente... Cioè, rispetto a Ospina, Meret è più forte tecnicamente? Sì, parliamo di tecnica di base. Sì, tecnica di base. Noi veniamo da un paese che è la scuola mondiale dei portieri, cioè la più forte, e parliamo di un portiere che tecnicamente che è la scuola c'è Castellammare, Iezzo, Donnarumma, Mirante, insomma la nostra scuola è quella più forte, e Meret è un portiere che tecnicamente
cioè non ha da invidiare niente a nessuno al mondo. Poi ci sono chi magari è più esplosivo, chi è più magari ha più fisicità, ha più personalità, ma questo, cioè, tu che dici poi che sono tecnicamente non ha niente da migliorare? Ma dal punto di vista... Una domanda, non è capziosa. Tecnico, è perché la tecnica a 25 anni impari la tecnica, cioè se quello sei. Ah, ecco. Poi magari può migliorare su altri aspetti che sicuramente saranno importanti per la sua... Sì, magari nel dialogare, nel corciare, c'è tante situazioni. Però, perché l'altra volta qualcuno mi ha fatto una critica e ha detto che Meret è meglio di Navas. No, io non dico che Meret è meglio di Navas. Yes. Dal punto di vista tecnico ti dico che Meret, dal punto di vista tecnico di base, è più forte. Assolutamente. Poi Navas sarà più forte, sarà più esplosivo, ha più esperienza, esce di più, non lo so, qualsiasi cosa. Però io oggi, se mi dice a livello tecnico, Meret è un portiere, non andiamo a invitare nessuno. Mi dà la sensazione, per esempio, Paolo ha detto una cosa importante sugli infortuni. Come se è talmente bello certe volte, anche nelle uscite, cioè che non si protegge abbastanza. Ce n'è stata anche una, è rimasto a terra proprio ultimamente, con lo Spezia. Spezia, una comitata. Sì. Diceva Paolo, no, non è un problema di uscire e proteggersi, ragazzi. Il portiere esce, no? Cosa ricordo Sebastiano Rossi, cosa si proteggeva, ragazzi, con la ginocchiata, diciamo. No, ma il in modo elegante. È un gesto che tu fai, che in automatico si alza il ginocchio, non è che vai a proteggerti. È un modo di andare in alto per spingere più forte. Il problema è che ha poca massa. Ha poco peso, è asciutto. Questo si può migliorare. È migliore se quella è la struttura. Struttura, scusate, in certi club ho visto delle metamorfosi pazzesche. Ma lì no, lasciamo andare. Dario, non sui portieri. E poi quest'anno, nella crescita di Meret, sta facendo un grande ruolo Sirigu. Perché mentre con Ospina erano rivali per lo stesso ruolo, Sirigu sta facendo un'azione di chioccia. Bravo. Cioè lui sa che anche se sbaglia resta lì. Sì, e questo è fondamentale. E Sirigu è una persona straordinaria, di cui mi hanno parlato molto bene. C'è un portiere alle spalle che non deve chiedere niente di più alla sua carriera. Ti può solo da una mano, parli la stessa lingua, viene dalla stessa scuola, sia dei portieri, dei due, dei tre portieri della nazionale, anche ragazzi, dei tre portieri della nazionale. Punta di Sirigu come di un prezioso consigliere durante l'Europeo, per esempio. È stata una mossa fantastica. Questo è importante. Va bene, Meret resta lui il titolare, ci proiettiamo su Milan-Napoli, ovviamente intanto vediamo se succede qualcosa a Torino, credo sia sempre 1-2 il risultato, sempre 1-2, in questo momento l'aggiornamento arriva. Salernitana sopra la Juventus in questo momento in classifica, speriamo resti questa la classifica della Serie A dopo la sesta giornata, e vediamo appunto il prossimo turno, l'abbiamo già visto, si gioca Milan-Napoli domenica alle 20.45, saremo in onda, lo diciamo subito dopo la partita, quindi la domenica azzurra, domenica prossima ci sarà ovviamente dopo Milan-Napoli. E prima su un aspetto proprio semplice, vado da Paolo Specchia, ma il Napoli gioca mercoledì con Rangers di Glasgow, è un vantaggio perché recupera qualche ora qualche ora di allenamento e anche di recupero, però poi dopo ne perde qualcuno col Milan che gioca mercoledì in Champions League 18.45 in casa, e il Napoli torna di notte mercoledì, giovedì, è uno svantaggio a questo punto? Parliamo proprio di dettagli minimi? Non così evidente, non così pesante. Io credo che appunto il peso della gara, poi bisogna dire come vanno le gare, che fardello ti porti sul piano emotivo, sul piano emozionale, quello che hai speso, il riscontro della gara, se ti ha portato un'euforia per cui sai anche per superare la fatica, perché se io perdo e sono affaticato, chiaramente la partita successiva è ancora più pesante. Se io invece sono affaticatissimo ma vinco, l'euforia mi camuffa. Se il Napoli vince, io arriva... credo che sono tutte, non si possono fare questi Milan conti. Poi ha pareggiato la prima in Champions, ha l'obbligo di vincere in casa, quindi anche per loro è una settimana bella particolare. Sì, indubbiamente, senza Leao, senza Rebic, già arrivano molte domande anche su altri argomenti, però gli amici tramite WhatsApp, e vi ringrazio, scriveteci ancora, abbiamo ancora diversi minuti insieme da vivere. Chi al posto di Osimhen? Gianluca Monti a Milano? Allora, io penso che effettivamente a Ibrox non può che giocare Simeone, perché è una partita da un lato e dall'altro. Il Milan è una squadra che sa giocare in tanti modi, ecco, mentre il Napoli magari abbiamo detto prima che sa solo palleggiare, il Milan sa giocare in tanti modi. Non so se il Milan ti viene a prendere, non so se il Milan ti aspetta, secondo me il Milan potrebbe anche un po' aspettare il Napoli, e a quel punto Raspadori, se riesce a legare il gioco un po' meglio di come l'ha fatto magari con lo Spezia, avendo comunque più spazi, perché ovviamente non è che il Milan si difenderà così basso,
in un'ottica di palleggio, in una partita nella quale il Napoli, secondo me, contro il Milan, se tiene il ritmo basso non sbaglia, perché il Milan vive di grandi accelerazioni, anche non avendo Leao, prima diceva giustamente Maurizio De Giovanni, per esempio, vive di questo rilancio di Magnan stupendo, che può pescare Salemakers, può pescare Messias, può pescare la stessa testa di Giroud, vive di accelerazioni di Teo Hernandez. Se il Napoli mantiene il ritmo basso, secondo me a Milano è meglio. Raspadori, Paolo, facciamo un sondaggio rapido, chi gioca a Milano, chi deve giocare per te in attacco al posto di Osimhen? Raspadori. A Milano Raspadori. Gennaro? Pure per me Raspadori. Franco? Io già l'ho detto, Raspadori, anche se credo, la chiave di lettura sarà sulla fascia sinistra con Di Lorenzo, Teo Hernandez, là si risolverà la partita. E infatti qualcuno dice attenzione alla mossa Teo Hernandez al posto di Leao, da casa ancora. Pensate anche io che il Milan possa eventualmente alzare Teo Hernandez. Non c'è Rebic, non c'è ovviamente Leao, Baloturé e Teo Hernandez insieme. Sì. Potrebbe essere. Poi quest'altro amico scrive, allora, pensate che con il Milan si possa vincere a centrocampo, i rossoneri non hanno un giocatore come Anghissa in quel ruolo. Paolo? Guarda, il centrocampo del Milan è un buon centrocampo, Tonali. Perché Tonali in questo momento Bennacer è un giocatore importante, molto importante, ma noi non siamo da meno, cioè, poi capito, non sai la risposta dei giocatori in quella gara. Noi abbiamo un centrocampo oggi, se giochiamo con Lobotkin, che sai, Zielinski, di tutto rispetto, completo, forse il più forte, il più ben articolato, meglio articolato della Serie A. Si in questo momento è migliore, secondo me, non so come pensate, ma Lobotka, Anguissa e Zielinski oggi per me sono il miglior centrocampo della Serie A. Trovatemi un altro che più forte. È proprio questo, io credo una cosa vada detta, è la differenza proprio tra quelli che sono i titolari e quelli che possono essere i sostituti, che è un gap forse più grande di quanto non lo sia. L'anno scorso c'era un Fabiani in più, per questo Dombele è molto importante recuperare, giusto? È evidente che se recuperiamo Dombele allora già si attenuano, ma se dobbiamo pensare a Robot che oggi è Demme, cioè distanza c'è. Allora, il Milan... Elmas e Zielinski, ragazzi, anche se non ne abbiamo un altro, dovrebbe essere appunto Dombele, ma in questo momento questo centrocampo per me è molto forte. Allora, ricordiamo che il Napoli non era primo in classifica dallo scorso 6 marzo, quando poi perse in casa col Milan, questi incroci particolari. Milan che non perde da 21 giornate in Serie A, 15 dell'anno scorso e le 6 di quest'anno. Può essere proprio in 5 secondi l'uno il Napoli, per caratteristica, al di là della speranza nostra, la squadra che lo fa cadere, Franco? Secondo me sì, anche per la legge dei grandi numeri, 21. Ecco, la stiamo un po', no? Certo, insomma, soffiando su questo fuoco. Gennaro? Sì. Per caratteristiche il Napoli può mettere in difficoltà. Se riesce a fare quel palleggio che abbiamo visto contro il Liverpool, contro le altre partite dove abbiamo vinto, quel palleggio veloce. Allora, se invece sei tatti a due all'ora lì. Il ritmo deve essere altissimo anche a Milano. Gianluca Monti, e il Napoli ha le capacità anche per caratteristiche di battere il Milan a San Siro. L'anno scorso vinse, ricordiamo, col Di Elmas. Il Napoli deve essere equilibrato, perché il Milan è una squadra equilibrata che sa fare più cose. Se il Napoli fa molto bene quello che sa fare, cioè palleggiare, magari la può vincere, però il Milan è molto equilibrato e sa fare tante cose. E allora, con questa speranza, ma anche con questa, diciamo, questa fede, noi chiudiamo questa puntata. Tra poco, intanto, sempre 1-2 tra Juventus e Salernitana a Torino, manca ancora un po', ma ne parleranno i nostri amici con Enrico Scapaticci e Carmine Quaglia tra pochissimi in offside Salernitana post gara sulla gara, appunto, che scusa per il gioco di parole, di Torino. Invece noi con la Domenica Azzurra torniamo domenica prossima dopo Milan-Napoli. Io ringrazio Orlando Matarazzo, regia, e tutti i tecnici e tutti voi per averci seguito. Ringrazio ancora Maurizio De Giovanni e Ivan Zazzaroni per il collegamento Skype, e poi ringrazio i miei amici ospiti che torneranno a trovarci sicuramente. Paolo Specchia. Grazie a te, sarò felice di tornare. Grazie a Gianluca Monti. Ciao Davide, grazie a voi. A Franco Di Stasio. Saluti a tutti e grazie per avermi invitato. Grazie a te, grazie a Gennaro Iezzo. Ciao Davide, un saluto a tutti. Grazie a tutti voi, ragazzi, il calcio è sempre vostro, dei tifosi, perché la passione è quella che regge questo fantastico sport. A domenica prossima, ciao.